Signora, siamo al sesto round. Nelle due precedenti riprese Mazza ha fatto vedere le cose migliori soprattutto in chiusura di round, quando Stecca rallenta un po' le sue azioni. Vedete che Stecca colpisce con colpi isolati, però pizzicando spesso il bersaglio, ma forse usare il verbo pizzicare non è corretto, perché si tratta di colpi veramente pesanti. Ancora stavolta è Mazza che entra bene, attenzione alle teste, dice l'arbitro. Buono il gancio destro ancora da parte di Stecca. E poi c'è Mazza che penetra nella guardia dell'avversario. È indubbiamente un avversario da rispettare, questo estremamente combattivo e tenace Pasquale Mazza, anche se i colpi che Stecca continua a portare non possono non finire per incidere profondamente sul rendimento e sulla resistenza di Pasquale Mazza, che vedete di tanto in tanto parte con fiammate offensive. Deve però pagare un durissimo scotto per avvicinarsi all'avversario, dotato non solo di maggior potenza ma anche di maggior allungo. È prontissimo però a sfruttare, o perlomeno a cercare di farlo, ogni opportunità Mazza. Ora però è Stecca che lo coglie sul tempo. Molto bello anche stilisticamente Stecca, che ora però si è fatto cogliere da una sventola di Mazza, si ripaga prontamente. Accenno di bagarre, non è forse la bagarre il tipo di combattimento migliore in questo caso per Loris Stecca. Applausi ai due contendenti, si fanno sentire i tifosi di Loris Stecca, ma indubbiamente va sottolineata la prova volitiva e coraggiosa anche di Pasquale Mazza. Vorrei sentire ancora il parere di Rodolfo Sabatini. E indubbiamente è da elogiare questo Pasquale Mazza, che sta interpretando un combattimento indubbiamente difficile per lui nel migliore dei modi. Anzi, sta costringendo Stecca ad una grande prestazione, cioè indubbiamente Stecca è molto più tecnico di Mazza, però sta figurando molto proprio perché Mazza prova in tutte le maniere veramente a mettere a repentaglio in qualche occasione. Comunque abbiamo tessuto l'elogio di Pasquale Mazza e implicitamente, come dicevi tu, c'è da parlare molto bene di questo Stecca, che ha confermato appieno quelle che erano le lusinghiere parole che a suo proposito ripetutamente abbiamo detto.